Ciao ragazzi, bentornati a una nuova puntata di Cucina per Pigri. Oggi faremo una ricetta molto particolare che si chiama lasagna croissant. Qualcuno di voi potrà dire che la lasagna non si fa con i croissant, quella non è una vera lasagna. Ragazzi, questa non è vera cucina, quindi potete chiudere il video e andarvene. Allora, per fare la lasagna avremo bisogno di croissant, prosciutto, come suggeriscono dalla regia, delle fette di formaggio a buchi, besciamella già pronta perché col cavolo che la facciamo noi, e della senape. Iniziamo! Allora, noi abbiamo preso dei cornetti super pazzeschi in queste cosine qua, ma secondo me vanno bene pure quelli nelle confezioni di plastica, quelle che scoppi con le mani. Prendiamo i cornetti, li tagliamo a metà con un coltello che non è buono per loro, mi raccomando. Seghettini, sì. Allora, tagliamo il croissant, lo apriamo e a questo punto... Oh, mazza. Allora, apriamo il prosciutto e facciamo 8 volte lo stesso panino. Quindi, fetta di prosciutto. Non metti prima la mostarda. Dalla regia mi ricordano che esiste anche la mostarda. Prima cosa che facciamo è mettere la mostarda. Mamma mia, Erika, io pensavo che fosse inutile. Chiudiamo, agitiamo perché si agitano sempre le salse. E a questo punto... Io direi di fare una cosa, catena di montaggio. Prima li apriamo tutti. Li apriamo tutti, tagliamo, apriamo e mettiamo nella scala evolutiva. Mamma mia, che schifo. Teniamo il piano sempre pulito. Passiamo alla mostarda. La la la, la la la, la la la. Ragazzi, questo qui poi è una di quelle ricette particolari, ovviamente. Non è che vi stiamo dicendo che questa qui è la vera lasagna, è ovvio che è... Cioè, mica ti posso chiamarla orgia di cornetti ripieni di formaggio e prosciutto. È una lasagna, ecco, lo so. I francesi si permettono di fare la carbonara stufata nella teglia. Io adesso i loro croissant li stupro come mi pare. Cioè, non esiste proprio. Vendetta. Vendetta contro i cugini. Ormai fa parte della mia pelle. Poi passiamo al formaggio. Uno a te. Come dare le carte? Uno a te. Un altro a te. Dopo il formaggio mettiamo il prosciutto. Così come ci capita, come sempre. A te. Oddio, che si stava per cascare per terra. A questo punto prendiamo la nostra teglia, prendiamo i croissant e li mettiamo uno vicino all'altro. Guardate che carini. E facciamo uno strato di formaggiazza. Oddio ragazzi, qualcuno che è bravo a parare. Questi si aprono proprio bene e poi escono così. Quindi posso metterne 5 qui. Tac e tac. Un generosissimo strato di prosciutto. 1, 2, 3. Una spolverata di parmigiano. Ecco, adesso sarà meglio. Ragazzi, ho le mani sguiscide. Eccola. Mazza, ma c'è un altro strato. Ok, prendiamo i croissant a questo punto e facciamo un secondo strato. Su, ragazzi. Già sono sicuro che sarà pieno di commenti tipo: ma queste non sono le vere lasagne. Grazie al cazzo. Un consiglio importantissimo per fare una buonissima besciamella è quella di non farla e comprarla già pronta. Vuoi delle forbici? No. Ha! Adoro il termine besciamella perché mi sembra un pochino da coatto, tipo quello che chiama il fonno e il fono. Capito? A besciamella e il fono. Quando torni a casa e sei stanco e non hai voglia di fare la besciamella, ma hai comunque voglia di farti del male, compra anche tu besciamella. Io farei tipo nip and tuck a questo punto, cioè che tipo nei buchi, capito, la spruzzi come se fosse, capito, un trapianto di organi. Vai, dentro, dentro, libera. Ragazzi, sì, e tu pensai che fosse poca? Ok, 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 qui, 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 qui un po' secco. Ok. E via. Per ultima cosa, prendiamo il parmigiano e facciamo un ultimo strato. Mi raccomando, ragazzi, generosi, eh. Ok. Questo è fatto. A questo punto inforniamo per 15 minuti a 200 gradi. Come si capisce? La luce è spenta, quindi il forno si può... Sì, è in temperatura. Grazie. Apri. Ma esce del fumo, ragazzi. Timer 15 minuti. Sboh! Sono passati più o meno 15 minuti. In realtà ce l'ho fatto stare un po' 13 e mezzo.
perché secondo me rischia di bruciarsi, infiliamo i guanti dell'astronauta e tiriamo fuori la nostra lasagna Coson. Ragazzi! Scusa, Ire, guarda... Ragazzi, scusate. Superato. Vabbè, questa qui è la prova di scemo. Cioè, tu in 25 minuti, 20 minuti fai sta roba. Allora, facciamo la tipica cosa, tipo, tagliamo. È un po' caldo. Lo strato con in mezzo che non si è fuso del tutto. Ma stessa, tipo, se quando uno mangia è felice lo stesso. Mi stai mangiando. È buono veramente. Con quel dolcino, ma quel sapidino. Buono, buono. Vabbè, non state. Non voglio farvi spendere tempo a vedere. Oddio, la senape! Mi è arrivato un tocco! Basta, questo è basta. Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa ricetta. Devo dire, la lasagna Coson, oltre a essere velocissima, è pure buona tanto. Ed è, secondo me, quella via di mezzo, zero sbatti, per poter accontentare i vostri amici, fargli credere che voi gli vogliate bene, ma in realtà aver praticamente comprato tutto quanto al supermercato. Noi ci vediamo naturalmente la prossima volta con un'altra ricetta e nel frattempo vi mando un bacio. Ciao! Mamma mia, di che è sta bestia? Sì. Ragazzi...